tutti, un nuovo video del Predatore in America e oggi sono qui all'incrocio fra la 59esima e la seconda, dove c'è l'ingresso per il Queensboro, oggi Edcock Bridge, e volevo farvi vedere quella che è una piccola stazione che non molti turisti italiani conoscono, qualcuno sì, qualcuno meno, e in genere ci porto sempre i miei amici perché in realtà è una cosa molto semplice ma anche d'effetto, che è questa cosa che vedo dietro di me, che è l'ingresso della funivia che porta a Roosevelt Island, che è quell'isola nel mezzo del East River, dove non c'è granché. Però è bello, potevo fare questo tragitto con la funivia, che costa quanto un biglietto alla metropolitana, quindi se siete qui come turisti e fate l'abbonamento, non vi costa niente, l'abbonamento alla metropolitana, e vi potete fare avanti e indietro, ed è veramente bello perché poi quando passate lì nel mezzo siete un po' tutta la città dal fiume, quindi è veramente, veramente bellino, ripeto, 59esima e seconda, la funivia di Roosevelt Island. Poi potete anche fare un giro a Roosevelt Island, che ripeto, non c'è granché, sono un po' delle case, ci sono penso un'università o cose di simile. Però potete fare anche una passeggiata lì perché la vista della città è molto bella, ma niente di straordinario. Siamo qui oggi, questo era anche per tornare a parlare un po' di New York, che ultimamente l'ho fatto un po' meno, che sono un po' pigro, però ci sta. Il tabacco di oggi è il Mississippi Mud, tabacco che mi avete chiesto in tanti negli ultimi mesi, non so perché, non so neanche se arrivasse in Italia tra i Cornell & Deal che arrivavano tempo addietro, ed è sicuramente un tabacco interessante nella sua descrizione perché è un tabacco composto da soli tre tabacchi, una miscela composta da tre tabacchi che sono Perique, Latakia e Cavendish non aromatizzato, non addolcito. Quindi mi piace perché anche sul sito di Smoking Pipes danno una descrizione e dicono non servono analisi particolari, godetevi questo tabacco. Quindi quello che mi aspetto è un tabacco che sia piuttosto diretto e semplice, magari forte, speziato, ma un po' ammorbidito da questo Cavendish che va arrotondato e dargli corpo, senza particolari evoluzioni o senza particolari sapori. Ripeto, molti me l'hanno chiesto, quindi mi aspetto che molti lo abbiano provato e quindi mi commenteranno poi la loro esperienza. Non ho con me la latta, però adesso andiamo a fare l'unboxing e ve la mostro, e poi niente, vi dico com'è e adesso continuo la mia passeggiata. Ci vediamo dopo, ciao. Ecco l'etichetta di questo Mississippi Mud, ovvero il fango del Mississippi. Etichetta semplice ma evocativa, che come si può dire, ricorda un po' la Louisiana, New Orleans. Qui abbiamo il musicista che ha una pipetta in bocca, il classico battello sul fiume che immagino essere il Mississippi che vi feci vedere tempo fa quando andai a New Orleans. La descrizione è piuttosto breve ed è quella che vi ho detto poco fa, ovvero una miscela inusuale di Perique, Latakia e Cavendish non addolcito. Una fumata molto fresca con un sapore come nessun altro. E basta. Latta di settembre 2022 e non resta che andare ad aprirla. Vediamo, mi aspetto un tabacco bello scuro. Vediamo com'è. Ecco qua. Taglio onestamente non ho ricercato, non so cosa aspettarmi. Vediamo. Wow, allora è scurissimo. Così dall'aspetto mi ricorda un po' il Frogmorton, no? Che vi avevo mostrato tempo fa. Scuro scuro, un bel ribbon. Ah, mi piace perché non è così tanto umido. Veramente il giusto. Devo sentire un po' che odore c'ha. Allora, interessante perché mi aspettavo qualcosa di più latachioso e invece no. Sembra quasi un vapor più... un po' più scuro. Sembra un vapor molto cupo. C'ha un sentore quasi affumicato, ma non di Latakia, ok? Non l'affumicato dell'Latakia, un affumicato quasi proprio della carbonella, del carbone, del legno. Molto, molto interessante. Sembra quasi più un Kentucky che un Latakia Perique Cavendish. Molto, molto interessante. Beh, non mi resta andare a fumarlo perché mi ha veramente incuriosito, perché anche... cioè, è proprio veramente difficile da definire. Cenere... carbonella, carbone spento e un vago sentore di tabacco come di Burley, ma Burley non c'è. È interessante perché ovviamente non ha il classico come si può dire, casing di Cornell & Deal, cioè questo
sentore quasi proprio attutito, veramente particolare. Boh, ragazzi, mi sa che sarà una fumata interessante, quindi andiamo a vedere e vi faccio sapere. Allora, eccomi. Scusate se tengo il cappello, ma oggi c'è un vento freddo che mi arriva da dietro. Quello che avete visto all'inizio del video non era così freddo, era solo vento fastidioso, invece questo è veramente il vento freddo, doveva fare più caldo. Invece sono rimasto un po', come si può dire, buggerato, fregato dalla temperatura, quindi ora finisco questo video e me ne torno a casa. Il Mississippi Mud, tra l'altro ho fatto sia l'inizio del video sia la fine qui, vicino al fiume, visto che questo si chiama Mississippi Mud. Io non ho il Mississippi ovviamente, però ho il fiume Hudson che è dietro di me, che prende il nome da Harry Hudson, la persona che per primo lo ha attraversato quasi completamente, ma che fu in realtà osservato per la prima volta come fiume dal nostro compaesano Giovanni da Verrazzano. Questo è il motivo per cui il ponte che è giù, che collega Staten Island a Brooklyn, quindi proprio all'ingresso lì dove c'è quasi l'oceano, si chiama Verrazzano Bridge, il ponte di Verrazzano. Piccole curiosità, magari un giorno riuscirò anche a farvelo vedere. Sono passato un paio di volte, ma è veramente lontano da dove sto io, quindi mi ci dovrei recare apposta. Quindi magari la prossima volta che ci capito per qualche motivo mi fermo e faccio un video lì, così vi mostro anche il ponte di Verrazzano. Venendo a noi, devo dire che questo Mississippi Mud mi è piaciuto, ma non tanto per i sapori in sé, perché è esattamente vero quello che trovate sul sito di Smoking Pipes, nel senso che non servono particolari analisi. È un tabacco piuttosto diretto nei suoi sapori, dall'inizio alla fine, l'evoluzione è poca, e quello che ha da dire te lo dice subito. Tabacco che ha un bel corpo, mi è piaciuto. È un tabacco che non è dolce, è abbastanza nicotinico, ma non tanto. Quindi direi una nicotina media, forse una tacca sopra il medio, però ci ho fatto fumate una dopo l'altra senza avere nessun tipo di problema. Quindi è più forte di sapore che di nicotina vera e propria. Quindi è un tabacco che abbaia tanto ma morde poco. Difatti, nel passaggio fra l'autumn evening e questo, all'inizio sembrava proprio che fumassi proprio del carbone, praticamente un tabacco scurissimo, affumicato non nel senso dell'Latakia, perché non sembra neanche che ci sia l'Latakia, ok? Proprio carbonoso, proprio di griglia, di carbone, come si può dire, di carbonella, quindi proprio una cosa particolare. Poi man mano facendoci la bocca, spero che non senta questo elicottero che sta passando e fa veramente casino. Adesso, anzi, mi fermo un secondo, lo facciamo passare. Ecco, dicevo, quindi all'inizio sentivo soltanto questa parte affumicata, molto particolare, non sentivo tanti altri sapori, poi facendoci la bocca ho iniziato a sentire altri sapori. Altra cosa è che all'inizio l'ho fumato nelle pipe dedicate all'Latakia, e poi in realtà ho iniziato a sperimentare nelle pipe in cui fumo normalmente Virginia. Questo perché man mano che lo fumavo mi rendevo conto che questo tabacco ha veramente nulla a che fare con una M. Il Latakia che c'è non è tanto, ed è molto ben coperto dal Périque, con cui si sposa bene. E quindi il Latakia ti dà quella parte affumicata, ma non ti dà quella parte più incensosa, no? Avete capito? Quella parte proprio del sapore di Latakia. Il Perique lo fa da padrone, il Cavendish di sottofondo pone le basi, ma di nuovo non è addolcito e quindi, oltre che dare il corpo a tutta la miscela, non fa nient'altro. E quindi è veramente un mix tra questi due tabacchi così particolari, Perique e Latakia. A volte sembra di fumare quasi un Kentucky, però gli manca un po' la parte più di legno profumato che ha il Kentucky, quello buono. Quindi mi è piaciuto perché è qualcosa di diverso, e se vi è piaciuto, perché ripeto, in molti me lo hanno chiesto, se vi è piaciuto, se vi capita di venire negli Stati Uniti, io vi consiglio di fumare il Firestorm, di cui ho parlato qui 2 o 3 anni fa, adesso ci metto il link, perché quel tabacco l'ho trovato simile ma molto più interessante. Quel tabacco ha la stessa parte affumicata, pesante, scura, però poi aggiunge tanti livelli di sapore che appunto questo Mississippi Mud non ha. Però si fuma bene,
brucia lentissimo, complice anche il taglio che avete visto essere piuttosto irregolare e grossolano. L'umidità era giusta, non era mai particolarmente umido. Fuma molto lento, ma brucia molto lento, ma non brucia con difficoltà. Quindi non è dovete stare lì a andare pazzi a riaccendere. Quindi, che vi devo dire, mi è piaciuto veramente. Io quando trovo questi tabacchi che non rientrano in nessuna caratterizzazione, ma effettivamente poi sono anche decenti. Non voglio esagerare dicendo buono, perché un tabacco buono è un tabacco buonissimo, però secondo me tanto di cappello, perché questo sono, come si può dire, quel tipo di esperimenti che mi piace, nel cercare di spingere il limite dei sapori che una pipata può darti verso, come si può dire, orizzonti nuovi. Quindi veramente, veramente interessante. Grazie a chi me l'ha consigliato, perché altrimenti forse non l'avrei fumato, pensando fosse una M strana, e invece non c'entra veramente niente. Molto molto piacevole, e se vi piacciono appunto questi tabacchi scuri può piacervi, se vi piace il Kentucky può piacervi, non è un Kentucky, però c'ha qualcosina che appunto, se, allora aspetta, okay, perché ogni volta che uno nomina Kentucky in Italia succede il finimondo, ok? Non sa di Kentucky, ok? Però se vi piacciono gli aromi del Kentucky, vi può piacere, vi può interessare, perché vi dirà qualcosa di diverso, ma non è comparabile, non è più o meno buono del Kentucky, ok? Mettiamo le mani avanti, io questo intendo, non è che più o meno sto facendo una comparativa diretta più o meno buona, sto solo dicendo che c'è qualche similitudine e quindi potrebbe interessare, ok? Mettiamo le mani avanti. Per tutto il resto ci vediamo la prossima settimana con un altro tabacco che spero sarà interessante per molti. Io sono veramente curioso di provare. Vi abbraccio, vi saluto, vi abbraccio. Ciao.